Benvenuti a Cartoline dal Mondo. La puntata di oggi ci porterà alla scoperta delle città imperiali del Marocco. Visiteremo infatti la famosa e frenetica Marrakech, la moderna ed elegante Rabat, la labirintica Salé. Ci perderemo poi per la Medina di Fes ed infine ci rilasseremo nella colorata e vivace Meknès. Rimanete con noi! Il Marocco costituisce oggi un forte richiamo turistico da tutto il mondo per la sua storia e cultura, come quella legata ad una delle più importanti piazze del mondo, la Gemma el Fna. La piazza è divenuta nel 2001 patrimonio dell'UNESCO grazie alle testimonianze storico-culturali che ancora oggi la contraddistinguono. Qui possiamo trovare incantatori di serpenti e assaporare alle prime luci della sera tipici piatti marocchini, cucinati da oltre 100 chef, con le loro tradizionali griglie e accompagnati da simpatici musicisti. Tappa obbligata è la Medersa di Ali Ben Youssef, un gioiello del Marocco. La famosa scuola coranica è stata costruita nel 1570 dai Saadiens e al suo interno possiamo notare lo splendido cortile caratterizzato da ornamenti in stile ispano-moresco, con pareti rivestite da zellige, ovvero eleganti mosaici di terracotta. Nel cuore della Medina si possono ancora trovare gli antichi forni in cui questi custodi del sapore tradizionale cucinano deliziosi dolci al cocco, anche se, per un viaggiatore attento, l'attrazione principale sembrano essere gli antichi mestieri, i cui rumori ancora oggi riecheggiano in Marrakech. Dalla lavorazione a mano della piastrella per creare eleganti zellige agli artigiani del ferro, i quali creano tradizionali manufatti marocchini acquistabili in ogni angolo di Marrakech. Infine possiamo ammirare gli artigiani del legno e i venditori di lana colorata. Spostandoci a sud della città, decidiamo di visitare il Palazzo Badia. Al suo interno ammiriamo piccole rovine e laghetti artificiali, circondati da erbosi giardini. Non molto lontano dal palazzo si trova la Kubba Ben Adien. È evidente quanto l'architettura ispano-moresca sia debitrice agli Almoravidi, come possiamo constatare soprattutto negli archi con chiavi di volta e nelle volte nervate. Camminando nelle vicinanze ci imbattiamo nel quartiere Mellah. Questo antico luogo, in anni precedenti, era abitato dalla popolazione ebraica marocchina. Oggi questo quartiere risulta abbandonato, ma riusciamo ancora a sentire l'eco dei dialoghi da un antico balcone all'altro. Sarebbe imperdonabile lasciare Marrakech e non visitare i famosi souk o mercati coperti. Al loro interno possiamo trovare tipici indumenti e accessori marocchini. Tornati in hotel per pianificare la prossima meta del viaggio, il piccolo Mohamed, figlio dell'albergatore, ci consiglia di visitare come ultimo sito storico a Marrakech i famosi Jardin Majorelle. Zaino in spalla e batterie cariche, fermiamo un taxi. Jardin Majorelle, s'il vous plaît. Arrivati a destinazione, la prima cosa che riempie i nostri occhi è il colore blu elettrico di questa villa. Acquistata dal compagno di Yves Saint Laurent, l'edificio è oggi considerato un sito storico di Marrakech. Le ceneri dello stilista riposano per sua volontà in questi curati ed eleganti giardini. In un angolo del parco è stato ricavato un elegante Risto Bar, dove ci fermiamo a riposare e assaggiamo un tipico dolce marocchino, realizzato con frutta secca. È giunta ormai la sera. Imbocchiamo la Avenue Mohamed V, con destinazione Piazza 16 Novembre, nella Ville Nouvelle di Marrakech. In questo angolo di città, notiamo come la popolazione si stia avvicinando sempre più allo stile occidentale.
Il pomeriggio seguente corriamo verso la stazione ferroviaria di Marrakech, ripensando a tutte le emozioni che questa città ci ha regalato. Ma non c'è un minuto da perdere. Il treno sta partendo. Prossima destinazione, Rabat. Dopo 5 ore di viaggio in treno, scendiamo alla stazione ferroviaria di Rabatville. Sono le 10 della sera. Fin da subito notiamo la differenza con Marrakech. Qui è tutto meno frenetico. La mattina seguente, dopo esserci gustati un panorama mozzafiato della città, decidiamo di inoltrarci nella Medina di Rabat, costruita nel XVII secolo, seguendo uno schema reticolare. Al suo interno possiamo trovare venditori di frutta, di spezie, scarpe e oggetti d'artigianato. Spostandoci verso est rispetto alla Medina, visitiamo un sito storico di grande importanza, la famosa Tur Hassan. La torre, circondata da giardini, è considerata il monumento più famoso di Rabat. Il progetto nacque dalla mente del sultano Yaqub al-Mansur, il quale aveva l'intento di costruire un minareto alto 60 metri. Dopo la sua morte, avvenuta prima della fine del progetto, la torre si fermò a soli 44 metri. Di fronte alla torre si trova il mausoleo di Mohammed V. Questo luogo di preghiera venne costruito in marmo seguendo la tradizione marocchina. È stata l'ultima dimora del nonno e del padre dell'attuale re del paese, Mohammed VI, predecessore di Hassan II. Nonostante il tempo poco clemente, camminiamo per la Ville Nouvelle di Rabat, dove siamo circondati da mastodontiche strutture, segno della penetrazione della modernità anche in questa antica città. Inoltrandoci a sud rispetto al mausoleo, si incontra l'antica città romana di Sala Colonia e la necropoli merenida di Kellah, considerati i siti storici più importanti e suggestivi di Rabat. Continuando per il sentiero del sito, notiamo le rovine islamiche e la scuola teologica, dove ancora oggi si distinguono i resti delle colonne e degli alloggi degli studenti. Poco lontano dalla scuola troviamo un'indicazione con scritto Bassin aux Anguilles, ovvero vasca delle anguille. La leggenda narra che se le donne portano uova sode come pasto alle anguille, avranno maggiore fertilità e un parto più facile. Nel pomeriggio prendiamo il treno per Salé, collocata a nord di Rabat. Questa piccola cittadina conserva ancora oggi un fascino e un'atmosfera tipica marocchina, come notiamo dai suoi vicoli labirintici e dalle vecchie case situate nella Medina. Attorno al 1260, Salé fu importante soprattutto per la sua commercializzazione marittima avvenuta con Venezia, Genova, Paesi Bassi e Londra. L'unico edificio all'interno della Medina, la cui visita è permessa anche ai non musulmani, è la Medersa, trasformata oggi in un museo, dove al suo interno troviamo eleganti decorazioni. Al piano superiore visitiamo gli angusti e spogli alloggi destinati agli studenti. Dalla terrazza possiamo ammirare un panorama suggestivo di Salé, minacciata dal temporale. La nostra visita si conclude in un raffinato ristorante di Rabat,
dove croccanti involtini di pesce e succulente portate di carne deliziano il nostro palato. La luce della candela rende magica l'atmosfera attorno a noi. La mattina seguente, dopo 2 ore e mezza di viaggio in treno, arriviamo a destinazione. Fes, fin da subito, si presenta accogliente e ricca di profumi. Alloggiando nella Ville Nouvelle della città, decidiamo di visitarla per prima. Questo luogo incantato e ricco di storia diede i natali alla principessa Lalla Salma, la moglie dell'attuale re del Marocco Mohamed VI. La famiglia reale ogni anno trascorre diverso tempo in città, dando grande orgoglio ai cittadini. Tra discese e salite ci imbattiamo in un'antica porta. Davanti a noi si spalanca la Fes El Bali, ovvero la vecchia Fes, un'antica zona formata da stretti vicoli e bazar di ogni genere, con spezie e oggetti d'artigianato locale. Qui perdersi è una tradizione. All'interno della Medina arriviamo alla scuola coranica più famosa di Fes, la Medersa Buinania. L'edificio fu costruito dal sultano Merenide Buinan tra il 1350 e il 1357 ed è graziosamente adornato da straordinarie selige. Poco lontano dalla Medersa visitiamo il palazzo Dar el Makzen, circondato da ben 80 ettari di giardini. Purtroppo chiuse al pubblico. Nonostante il divieto, l'occhio è rapito dai massicci e imponenti portoni in ottone, contornati da preziosi selige e minuscole decorazioni tarsiate nel legno di cedro. Non molto lontano dal Palazzo Reale, visitiamo il vecchio quartiere ebraico Mellah, non più abitato dalla popolazione ebraica in quanto trasferitasi nella Ville Nouvelle. Nel cuore della Medina si trova invece la sinagoga Ibn Danan, il cui antico splendore è tornato a vivere grazie al contributo economico dell'UNESCO. Al suo interno troverete un simpatico signore che vi farà da guida. Nei sotterranei della sinagoga, la guida vi farà ammirare la vasca per il bagno rituale delle donne, la mikvah. Attraversando questa piazza quasi deserta, ci dirigiamo ai giardini Shnan Spil, nei quali possiamo trovare un angolo di paradiso, ascoltando il fruscio del vento e lo scorrere dell'acqua. Pomeriggio saliamo al Borj Nord, dove è presente anche il Museo della Guerra. Questo edificio venne fatto costruire alla fine del XVI secolo dal sultano Ahmed al-Mansur per tenere sotto controllo la popolazione di Fes. Vicino al museo troviamo anche un antico sito merenide, da dove si ammira un meraviglioso panorama di Fes. La foto è d'obbligo. Per concludere la giornata a Fes, ci premiamo mangiando un hamburger in un fast food in perfetto stile USA. L'unica differenza è che la carne è di cammello. La mattina seguente, dopo poche ore di treno da Fes, ci rimettiamo in cammino per visitare l'ultima città imperiale del Marocco, la colorata Meknès. La città venne fondata nel X secolo dalla tribù berbera dei Meknassi. Da loro deriva appunto il nome Meknès. L'architetto della città fu il sultano Mullah Ismail, morto nel 1727. Il sultano riuscì a portare la città ad un ruolo di primo piano,
tale politica non continuò con il nipote successore Mohammed III, il quale trasferì la capitale a Marrakesh. Camminando con l'intento di lasciarsi cullare dall'atmosfera della Medina, giungiamo alla Place El Edim, una grande piazza voluta da Mullah Ismail per emanare i proclami reali e per le pubbliche esecuzioni. A sud della piazza troviamo la famosa porta imperiale Bab El Mansur. Caratteristici sono gli intarsi decorativi, ancora oggi ben visibili, sul legno di cedro. Altri luoghi di interesse della città sono i mercati Oken, destinati alla vendita di eleganti centro tavola, e il Qisariat Ad Dahab, un mercato coperto dedicato alla vendita di gioielli. Il fiore all'occhiello di Meknes sono invece i tappeti ricamati a mano. Questi colorati manufatti ornamentano come da tradizione il rito nuziale marocchino e sono presenti in ogni tenda berbera. Non manca poi il mercato dedicato alla frutta e alle spezie. Fuori dalle mura della Medina, per gli appassionati dell'usato, troviamo il mercato delle pulci. A pochi passi dalla piazza principale, visitiamo il Dar Jamai, che dal 1920 ospita uno dei musei più importanti del Marocco, l'Administration des Beaux-Arts. Al piano superiore si può visitare la Kubba, un meraviglioso santuario con il soffitto a cupola, ornata al suo interno da lussuosi ed eleganti tappeti. Dirigendosi verso sud-est, visitiamo il mausoleo di Mullah Ismail, al cui interno notiamo eleganti decorazioni selige. Altra costruzione degna di nota della città è il Kubbat As-Sufara, un piccolo edificio dove un tempo venivano ricevuti gli ambasciatori stranieri. Risaltano subito all'occhio i pozzi accanto all'ingresso. Una piccola scala ci conduce al loro interno, fino al raggiungimento di una grande cripta. Le buie camere in cui ci troviamo erano utilizzate un tempo come magazzini alimentari. Altre fonti raccontano invece che venivano utilizzate come celle per gli schiavi cristiani, sfruttati per la costruzione dei palazzi del sultano Mullah Ismail. Usciti dall'oscurità, prendiamo un taxi per recarci nelle scuderie del sultano, conosciute anche con il nome di Erie Suani, considerate dallo stesso sultano il suo progetto più ambizioso e riuscito. Al di fuori delle scuderie ci fermiamo ad osservare il bacino di Agdal, un grande lago che serviva per irrigare i giardini imperiali in caso di siccità. Giunta la sera, ritorniamo alla Place El Edim per cercare un ristorante dove assaporare pietanze locali prima del viaggio di ritorno. Per concludere la serata ci congediamo dalla gustosa cucina marocchina con una pastella ripiena di carne e verdura. Il viaggio in Marocco ci ha dato la possibilità di vivere esperienze uniche e indimenticabili, ammirando le antiche culture di questo paese, assaporando nuove e squisite pietanze e immergendoci in antiche tradizioni, dove il tempo sembra essersi fermato. Un arrivederci da Cartoline dal Mondo.